a sacred curse. The day we play and I'm pleased to learn, but you don't really care for music, do you? In uscita, non a caso per la giornata internazionale contro la violenza di genere, un'interpretazione singolare dell'Alleluia di Cohen, registrata dalla Women Orchestra, l'orchestra femminile diretta dalla marsalese Alessandra Pepitone, in collaborazione con la cantautrice siciliana Deborah Jurato e con il coro gospel Sisters of the New Gospel. Il brano rappresenta l'anticipazione di un progetto più ampio che vedrà la Women Orchestra esibirsi per la prima volta insieme alle Sisters of the New Gospel in un concerto per diffondere con forza un importante messaggio contro ogni forma di violenza. Uno spettacolo tutto al femminile dunque, che vede protagoniste circa 20 donne, tutte siciliane, tra orchestra e coro. Il progetto è stato fortemente voluto anche dalla cantautrice Deborah Jurato, nota al pubblico nazionale per aver vinto l'edizione 2014 di Amici di Maria De Filippi e per aver ottenuto il terzo posto a Sanremo 2016 con Giovanni Caccamo con la canzone Via da qui. Il videoclip musicale del brano Alleluia, interpretato dalla Women Orchestra, da Deborah Jurato e dalla Song, è stato registrato nella location del Teatro Al Massimo di Palermo. Allora, per noi è veramente un grande onore collaborare con Deborah Jurato, un'altra bravissima cantante siciliana. La nostra collaborazione comincia con la reinterpretazione dell'Alleluia di Cohen con l'arrangiamento del maestro Giuseppe Vaccaro. È un progetto che non a caso prende il via dalla giornata contro la violenza di genere ed è una giornata a noi molto cara, perché nel 2017 si costituisce proprio la Women Orchestra. Dal 2017 quindi portiamo avanti il nostro messaggio contro la violenza sulle donne e direi in questo momento particolare contro qualsiasi tipo di violenza. La collaborazione con la Women Orchestra è nata non tantissimo tempo fa, quando mi è stato chiesto di far parte del progetto. Io ovviamente ho subito accettato, perché condividere lo stesso palco, condividere queste emozioni con tutte donne, non mi era mai capitato e credo sia un percorso, un inizio di qualcosa di bello che mi porterò sempre nel cuore. Non vedo l'ora, sono super carica e appunto in occasione del 25 novembre, che è la giornata mondiale contro la violenza di genere, abbiamo voluto realizzare e reinterpretare Alleluia di Leonard Cohen per regalare al pubblico un momento anche di serenità, di gioia, di condivisione. E quale condivisione migliore se non la musica in questo caso?